osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Poznati. Un scienziato famoso, scrittore di tanti libri, morto 50 anni fa, in un suo libro, L'uomo e il suo destino, scrive così: sono andato nella vita come un ateo. Avevo bisogno di 30 anni di un lavoro scientifico per comprendere che mi hanno detto una bugia coloro che dovevano insegnarmi bene. L'ho capito facendo gli studi, e questo deve comprendere ogni scienziato, se non è cieco e se non ha le intenzioni cattive. Secondo la scienza, questo è con l'aiuto della scienza, questo è diventato un credente e ha cercato di aprire gli occhi agli altri per vedere Dio. Grazie a Dio, noi non dobbiamo passare per tutti questi guai e difficoltà per conoscere Dio come questo scienziato. Abbiamo sentito il messaggio del Vangelo che ci ha dato Gesù. Domandiamoci, e siamo sinceri, è possibile vivere questo nella vita? Difficile, molto difficile. Per quanto
possiamo dire che apparteniamo a Cristo e seguiamo il suo insegnamento, nella vita pratica siamo molto più vicini alla legge dell'Antico Testamento, occhio per occhio e dente per dente. E Gesù cancella questa legge e dice: avete sentito, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questo fu detto, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Gesù nella sua richiesta va oltre i limiti, fino all'impossibile, e dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questo è possibile? Forse questo è un desiderio senza senso. Sicuramente non saremo mai perfetti come Dio è perfetto, questo è impossibile. Ma il Signore non invita all'impossibile. Lui vuole che noi almeno tendiamo verso la perfezione di Dio, e questo sforzo deve realizzarsi soprattutto nel campo dell'amore verso ogni uomo. Ecco perché dice: ama il tuo prossimo e ama il tuo nemico, e devi essere perfetto come il Padre Celeste. È lo stesso messaggio. Non dobbiamo dimenticare mai, fratelli e sorelle, l'ammonizione di Gesù. Dall'amore di Dio non è escluso nessuno, né i cattivi né i buoni. L'amore verso ogni uomo dobbiamo sviluppare fino a livello eroico, soprattutto perdonando i nemici e facendo del bene a loro. Questo è un grande problema. È possibile? Ripeto, ma soltanto così saremo i figli del Padre Celeste, come il Vangelo dice, che Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Quindi dall'amore di Dio e dalla sua cura nessuno è escluso, assolutamente nessuno, donandoci il comandamento dell'amore verso i nemici. Il Signore non ci ha mandato in una zona sconosciuta. San Giovanni, nella sua lettera, sottolinea il motivo del nostro amore reciproco e dice: l'amore sta in questo, di noi. Non abbiamo amato Dio, ma Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come espiazione per i nostri peccati. E questo non è rimasto solo in teoria, perché Cristo nella sua vita l'ha mostrato in modo concreto. Padre, perdonali perché non sanno quel che fanno. Sì, così agisce Dio, e con diritto chiede da noi fare lo stesso se siamo i suoi figli. Ma questo non è facile, non entra facilmente nella nostra testa. La prima reazione quando viviamo un'ingiustizia e il male, un senso di schifo verso la persona che l'ha fatto. Chiaro, non possiamo essere felici che qualcuno non è amichevole verso di noi, quindi questa reazione è spontanea. È difficile lottare contro una tale reazione perché è spontanea, e proprio in questa reazione sta il pericolo che questa avversione si trasformi nell'odio, che fa ritornare l'uomo alla legge dell'Antico Testamento, occhio per occhio e dente per dente, e arriva la vendetta. Ecco l'odio che si moltiplica, il male che si moltiplica, e poi non è possibile fermarli più. Soltanto la legge dell'amore e del perdono di Gesù può fermare l'odio. Gesù chiede da noi non solo di non odiare i nemici, ma dobbiamo perdonare il nemico continuamente con l'atto di buona volontà. La saggezza cristiana ci aiuta di scegliere proprio questo gesto. Sta prema čovjeku, bez obzira ko je.
Noi non dobbiamo odiare nessuno, chiunque sia. Dopo Gesù, grazie a Dio, la storia della nostra Chiesa è piena di perdono, perdono generoso ai nemici, San Stefano, Santa Maria Goretti e San Giovanni Paolo II, tutti hanno perdonato. Perdonali, Padre, perché non sanno quel che fanno. Come esempio del perdono cristiano ricordiamo Martin Luther King, la guida dei negri americani. Lui non è cattolico, ma il comandamento del perdono di Gesù al nemico l'ha mostrato con l'esempio. Dopo l'attentato alla sua moglie e sua figlia, ai suoi amici pronti alla vendetta, ha detto: mia moglie e mia figlia stanno bene, ritornate a casa, lasciate le armi. Non possiamo risolvere la mia questione e la questione dei negri americani con la violenza. Dobbiamo amare i nostri fratelli bianchi, qualsiasi cosa ci facciano. Dobbiamo rispondere con amore all'odio. Come amarle? Soprattutto dobbiamo permettere che dentro di noi cresca la capacità di perdono. Chi non sa perdonare non sa amare, dice questo grande uomo. Dite, dobbiamo essere sinceri e dire come avesse trascritto il Vangelo d'oggi. Nessun brano del Vangelo non provoca tanti dubbi e resistenze come questo brano del Vangelo che leggiamo oggi. L'uomo potrebbe accettare il comandamento di non cambiare, di non fare occhio per occhio e dente per dente, ma di amare il proprio nemico, di porgere l'altra guancia. Questo supera i limiti della nostra natura umana. Dal punto di vista umano sembra naturale all'uomo che commette ingiustizia nei nostri confronti, contraccambiamo con la stessa misura. A questo ci spinge l'istinto naturale della nostra giustizia, e la nostra giustizia di solito termina con la vendetta e il male non finisce più. Perciò il messaggio di Gesù è necessario e da accettare affinché non ci sia più male, si fermi il male. Da Cristo impariamo a perdonare. Muore sulla croce nei dolori e perdona. Dopo il perdono donato potremo inginocchiarsi davanti alla croce e guardare Cristo agli occhi. Se non possiamo cambiare Cristo, possiamo cambiare una parte del mondo, il nostro cuore. Perciò cerchiamo di essere generosi e di essere amici di Gesù. Per la fine, un esempio che stimola, esorta. Nel 1946 c'era un campo di concentramento dove dovevano lavorare in modo sforzato. Era tutto molto pericoloso. Un soldato colpisce un soldato, picchia un carcerato numero tale e tale. Lui era malato, ma al soldato non importa che è malato. Quando la sera tornavano nel campo, questo soldato è caduto nell'acqua. E tutti i carcerati facevano finta di non vedere, di non vederlo. Si trattava di un soldato molto crudele. E anche se muore lì,
nella sabbia viva pensavano un cattivo di meno, e quello cadeva sempre di più in profondità. Un carcerato viene ad aiutarlo e lo tira fuori dal fango, con fatica lo porta sulle proprie spalle, ed era quel carcerato che l'aveva picchiato, quello stesso che picchiava poco fa, in modo molto crudele. Da quel giorno il soldato era migliore, un uomo completamente diverso verso i carcerati. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Se ami quelli che ti amano, quale ricompensa ne hai? Avete sentito? Fu detto, e io vi dico. Così dice Gesù. A noi è stato detto, a noi che diciamo a voce alta che siamo cristiani di Cristo. Perciò bisogna mettere un grande punto interrogativo su tutto questo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Jedinomu savršenomu Bogu svemogućemu putimo svoje prošnje. Ora rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Usliši nas, sveti oče. Usliši nas, sveti oče. Per la tua Chiesa cattolica e apostolica, affinché nell'ubbidienza allo Spirito Santo che ha ricevuto sia la comunità dei santi, preghiamo. Per il Papa, vescovi, sacerdoti e diaconi, affinché il loro servizio pastorale vivano con un servizio umile al tuo popolo, preghiamo. Per tutti gli uomini del mondo, affinché nelle loro ricerche non dimentichino che la vera sapienza e verità vengono da te, preghiamo. Per gli uomini feriti dall'ingiustizia, proteggili dalla tentazione di vivere nella vendetta e nell'odio e guariscili con il tuo amore tenero, preghiamo. Per questa tua comunità, affinché per mezzo di questa celebrazione eucaristica possa crescere nella saggezza evangelica, preghiamo. Per i nostri cari che hai chiamato a te, per mezzo della tua misericordia, perdona loro i loro debiti e apri la porta
a tutti i nostri defunti del tuo regno preghiamo. Padre Celeste, il tuo Figlio ci ha invitato alla santità perfetta nell'amore verso di te e verso tutti gli uomini, buoni e cattivi. Donaci il coraggio di vivere il Vangelo al quale siamo invitati, per Cristo nostro Signore. Amen.